Preghiera per la patria. Dio onnipotente ed eterno, qui danno gloria la terra, il cielo e il mare. Ascolta la nostra preghiera. Giurando fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo un mondo più libero e più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e, in comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono, donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Momenti più significativi della giornata di oggi, giornata dell'Unità Nazionale, festa delle Forze Armate, costituito dalla consegna delle onorificenze. Quest'anno ne sono diverse? Sì, quest'anno ne sono state diverse. Veramente ho voluto coniugare sia la festa delle Forze Armate con le onorificenze, perché tutte e due hanno senso, sia per i militari che naturalmente tutelano. È vero che oggi è la ricorrenza della Prima Guerra Mondiale e della vittoria, ma proprio questa vittoria è un dovere nei confronti dei militari, nel senso di non far nascere mai più una guerra. E delle onorificenze, Teramo e i teramani, vedo che da parte del Presidente della Repubblica, insomma, sono sempre valutati positivamente, e anche loro, anche se non sono militari, oppure c'erano i militari, però in genere l'origine è diversa, e perché comunque danno per questa società un qualcosa veramente positivo.